Mamma mia, ragazzi, sto malissimo, perdonate la mia voce. Nel Sakurai Direct del 16 gennaio finalmente è stata svelata l'identità del quinto e ultimo personaggio del Fighters Pass, reveal che non solo ha colto tutti un po' di sorpresa, ma che ha generato anche parecchio malcontento. L'inclusione di Violet nel roster infatti chiude, per gran parte della community, questa prima stagione di Super Smash Bros. Ultimate in modo un po' amaro e secondo me è il caso di riflettere su quanto accaduto per tirare le somme sull'anno passato e per cercare di capire cosa possiamo aspettarci dal futuro. Io sono il Poro Michele e da bravo youtuber ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per supportarmi nella creazione di questi video. La delusione che un nome come quello di Byleth si porta dietro è palese e i motivi sono più che ovvi. Abbiamo l'ottavo rappresentante della serie Fire Emblem, la terza saga più popolosa all'interno del roster di Ultimate dopo Mario e Pokémon, in grado di superare di netto una delle colonne portanti dell'immaginario targato Nintendo, ovvero The Legend of Zelda, che con i suoi 6 lottatori occupa il primo posto subito dopo il podio. Una tale sovrabbondanza di fighters presi dalle produzioni di Intelligent System si scontra particolarmente con i gusti dei giocatori occidentali, dove il brand di sicuro non gode della stessa popolarità acquisita in terra natale. Se in Giappone Fire Emblem è una vera e propria istituzione, come ci ricorda giustamente Sakurai in codice binario, dei 17 giochi totali, noi europei e americani ce ne siamo persi una parte sostanziosa. L'esportazione del brand al di fuori del suolo giapponese è iniziata a partire solo dal 7° titolo, Fire Emblem Rekka no Ken, conosciuto dalle nostre parti come Fire Emblem The Blazing Sword, uscito nel 2003 per Game Boy Advance, e questo avvicinamento fu possibile solo grazie alla popolarità di Super Smash Bros. Melee, secondo episodio uscito per GameCube, permise di aprire delle vere e proprie finestre sul mondo del gaming a noi occidentali. L'inclusione di Mart e Roy nel roster aveva proprio questo scopo, introdurre il cast di Fire Emblem a un pubblico più vasto possibile, di sicuro non avvezzo al genere dei JRPG tattici. Oggi Fire Emblem ha conquistato parecchi appassionati e gode di una discreta popolarità anche in Europa e America, ma la sua presenza in Smash rimane comunque sproporzionata rispetto al suo pubblico. La difficoltà di empatizzare poi con questi personaggi risiede nel fatto che molti di loro incarnano lo stesso ruolo in capitoli differenti della saga e anche nel design si pongono in netta continuità l'uno con l'altro. Attenzione, non dico che siano brutti personaggi, ma che il loro unico tratto fortemente distintivo, la personalità, emerge attraverso lo sviluppo della trama che li vede protagonisti, non certo sul campo di battaglia di Smash. Per chi non ha avuto la possibilità di sperimentare in prima persona le loro storie, è difficile affezionarsi a un Mart piuttosto che a un Chrom, a un Roy al posto di Ike. C'è da dire però che questa indistinguibilità era accentuata da dei moveset sostanzialmente identici, cosa che non ha fatto altro che esasperare i giocatori nei confronti del brand in Smash. Perché sì, in parte tutta questa ricezione negativa è una reazione esagerata che a mio avviso andrebbe ridimensionata. Partiamo dal presupposto che Byleth, così come Corrin e Darain, sembra differenziarsi enormemente dal tipico moveset degli Swordsman di Fire Emblem. Anzi, si inserisce perfettamente nel contesto di questo Fighters Pass che ci ha graziato con 5 lottatori dal gameplay molto peculiare. Da Joker a Terry, infatti, ci siamo ritrovati pad alla mano di fronte a dei fighter in grado di mischiare le carte in tavola. Tutti i DLC presentano meccaniche già viste in altri personaggi, ma ricombinate in modi inediti o alterate quanto basta per donargli nuova linfa vitale. Il risultato sono 5 playstyle unici che però forniscono anche una sorta di familiarità al giocatore che non si trova così totalmente spiazzato durante i primi approcci con i contenuti aggiuntivi. Da quanto visto, insomma, Byleth potrebbe rivelarsi un'ottima scelta, malleabile e in grado di incontrare i gusti dei giocatori alle prime armi quanto dei pro player. È vero, c'eravamo fatti altre aspettative, con nomi importanti nelle nostre liste dei desideri, e vedere Byleth ha decisamente infranto i nostri sogni. Però non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Diamo un'opportunità anche a questo lottatore e ricordiamoci che la strada e le sorprese davanti a noi non sono certo finite. Con 6 DLC ancora all'orizzonte, nulla ci vieta di sperare in grande per il secondo Fighters Pass. Sono quindi sostanzialmente soddisfatto di come Sakurai e Nintendo hanno gestito il supporto post lancio in questo primo anno di Smash, ma vorrei comunque fare una piccola critica. Con Byleth, secondo me, c'è stato il primo vero e grande errore di comunicazione, che risiede non tanto nell'annuncio in sé, quanto nelle sue tempistiche. Sono sicuro che se il personaggio di Fire Emblem fosse stato presentato non come ultimo, ma in mezzo al Fighters Pass,
la sua inclusione avrebbe suscitato molto meno clamore. C'era da aspettarselo che Nintendo avrebbe sfruttato l'onda di Three Houses per amplificare l'hype intorno al titolo, e vedere un suo rappresentante fare la comparsa in Smash era un'ipotesi verso cui tutti, bene o male, eravamo già preparati. O rassegnati, a seconda dei punti di vista. Però, dopo 4 DLC che hanno segnato degli avvicinamenti epocali da parte di studi di terze parti e che inoltre andavano a esaudire le richieste portate avanti per più di un decennio dai fan incalliti, era lecito aspettarsi una chiusura col botto, non certo Byleth. Aggiungiamoci che questo è un 2020 lento ad ingranare, non solo per Nintendo, e che in prospettiva sembra decisamente meno ricco rispetto al biennio appena passato, e un annuncio bomba avrebbe di sicuro risollevato l'umore di molti. Purtroppo così non è stato. Come giustamente mi avete fatto notare in live, non possiamo certo commentare sulle tempistiche di produzione che di sicuro avranno reso difficile, se non impossibile, l'arrivo di Byleth su Smash in concomitanza con l'uscita di Three Houses. Resta però la percezione di aver sfruttato male il potenziale del lottatore e di aver usufruito della finestra di tempo sbagliata per introdurre uno dei personaggi con meno appeal del Fighter's Pass. Per concludere, spero che non sia passata inosservata per me la vera bomba del Direct, ovvero la presenza di Cuphead come costume Mii. Non solo Sakurai omaggia in questo modo uno degli indie più incredibili del decennio appena chiuso, regalandoci poi un assaggio della sua fenomenale colonna sonora, ma a questo punto possiamo affermare con certezza che questa non sarà un'eccezione ma la norma. Dopo Sans e l'incontro con Toby Fox, è chiaro il rispetto che Sakurai nutre per la scena indie e adoro questa modalità alternativa, secondaria ma non banale, di far intrufolare queste piccole icone in un gigante come Smash. E se i personaggi principali sono decisi direttamente da Nintendo, è palese che questi costumi Mii siano dei piccoli sfizi che si vuole togliere Masahiro Sakurai in persona. Ragazzi, come al solito, voglio sapere la vostra nei commenti. Lamentatevi, ma sempre con garbo. Insomma, stupitemi. Poi lasciate like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, altrimenti solo Eco di Mart nel prossimo pass. Io sono il Poro Michele da FODLAND, ciao!